Sono Giulia Staccioli, sono direttrice artistica della compagnia Cataclò e dell'Accademia Cataclò. Io nasco come ginnasta di ginnastica ritmica per tanti anni a livello agonistico nazionale e internazionale, dopodiché la mia avventura nella danza ha fatto sì che diventassi una professionista e da qui l'idea di cominciare con il progetto Cataclò, perché ho avuto modo di sperimentare su me stessa come le capacità, le qualità affinate in tanti anni di ginnastica potessero essere un'ottima e valida base per poi intraprendere una carriera di tipo artistico. E quindi Cataclò nasce con l'idea di creare una compagnia formata da persone provenienti dall'ambito atletico sportivo. Negli anni, ormai sono quasi 20, e negli anni la compagnia si è evoluta, è diventata a livello internazionale un riferimento di quello che viene definito physical theater, ma che io amo definire athletic theater. Da qui poi la scelta di aprire anche un'accademia di formazione, quindi tutto quello sperimentato in tanti anni di compagnia su generazione e generazione di ginnasti, ho deciso di metterlo anche a disposizione di un'utenza più ampia e quindi l'Accademia di Formazione Professionale, un triennio dove o ginnasti ma anche danzatori possono formarsi dal punto di vista sia atletico, fisico, ma anche coreutico e teatrale. Quindi una formazione completa, una commissione di tanti elementi che è molto difficile trovare in un unico luogo. Persone come me che arrivano dall'ambito sportivo hanno dovuto girare un po' tutto il mondo per trovare le giuste competenze e i maestri e i mentori, e ho avuto così la possibilità, attraverso anche l'appoggio di Susanna Beltrami con Dance House, di creare realmente un corso di formazione professionale qualificato. Ai Milonga di amore. Il metodo Cataclò non è rivolto solo a professionisti, è rivolto anche a persone che amano il corpo, amano muoversi dal punto di vista della forma fisica, atletica, ma anche con la parte creativa e con la parte immaginifica. Per cui il metodo Cataclò è un metodo che, pur nascendo per dei professionisti, in questi anni lo stiamo applicando anche ad amatori, a persone che hanno desiderio di fare un'attività, che non amano stare solamente in una palestra con dei pesi, ma che vogliono metterlo, come dire, in gioco anche dal punto di vista creativo. E questo è un grande piacere vedere quindi ragazzini, ma anche adulti, riuscire ad arrivare a fare cose meravigliose lavorando su se stessi, lavorando sulle proprie capacità e quindi sviluppando individualmente quel processo creativo e quel desiderio creativo, e parallelamente sviluppare anche gli strumenti per poterlo mettere in pratica. Thank you.
semplicissimo. Mi immagino già spiaccicata a terra. E così questo micro macro mondo Cataclò è formato da chiaramente la compagnia, quindi l'elite anche di quelli che sono i performer, ma anche da tanti ragazzi dell'Accademia che si stanno avvicinando al mondo professionale e tanti nostri amici, dai più piccoli di 5 anni fino alle signore, che vengono qua da noi per star bene.